Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerò i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori alimentari, parafarmaci, farmaci veterinari, alimenti veterinari o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Adelaide Suivax. Fatra Industria Farmaceutica Veterinaria SPA. Ultimo aggiornamento. 6 aprile 2021. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Principio attivo. Indicazioni. Posologia. Avvertenze. Tempi di sospensione. A cosa serve? Adelaide Suivax è un medicinale veterinario a base del principio attivo vaccino malattia di Aujeszky per il suino per uso parenterale vivo liofilizzato, appartenente alla categoria degli vaccini e nello specifico vaccini virali vivi. È commercializzato in Italia dall'azienda Fatro Industria Farmaceutica Veterinaria SPA. Adelaide Suivax può essere prescritto con ricetta RNRT, ricetta medica in triplice copia non ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Fatra Industria Farmaceutica Veterinaria SPA. Concessionario. Fatra Industria Farmaceutica Veterinaria SPA. Ricetta. RNRT, ricetta medica in triplice copia non ripetibile. Principio attivo. Vaccino malattia di Aujeszky per il suino per uso parenterale vivo liofilizzato. Gruppo terapeutico. Vaccini. Forma farmaceutica. Flaconi iniettabili. Confezioni. Adelaide Suivax Iniet. 1 flacone 10 dosi. Adelaide Suivax Iniet. 1 flacone 50 dosi. Adelaide Suivax Iniet. 10 flaconi 50 dosi. Principio attivo. 1 dose, 2 ml, uguale virus attenuato GE, uguale GI, deleto della malattia di Aujeszky, ceppo Lombard. Non meno di 10 5, 5, 5, dict 6 e 50 dict uguale dosi infettanti le colture di tessuto. Indicazioni. Immunizzazione attiva nei suini all'ingrasso per prevenire la mortalità ed i segni clinici dovuti alla malattia di Aujeszky e per ridurre la diffusione del virus della malattia di Aujeszky. La protezione è completa dopo almeno 3-4 settimane dopo una vaccinazione singola e persiste per almeno 6 mesi qualora venga applicato il programma vaccinale consigliato. Posologia. Dose. 2 ml. Risospendere accuratamente il vaccino liofilizzato con il diluente occluso. Sciacquare e trasferire nel flacone del diluente, rispettando il più possibile le condizioni di asepsi. Una volta ricostituito il vaccino, iniziare subito le operazioni di vaccinazione. Somministrare per via intramuscolare, preferibilmente nella regione del collo. Programma di vaccinazione. 1-5. A vaccinazione. Tra il 60° e il 90° giorno di vita. 2-5. A vaccinazione. 3-4 settimane dopo la prima. 3-5. A vaccinazione. Tra il 6° e il 7° mese di vita per i suini destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età. Avvertenze. Non somministrare in animali ammalati. In caso di manifestazioni di ipersensibilità allergica, intervenire subito con antistaminici. Non impiegare siringhe ed aghi trattati con disinfettanti. Agitare accuratamente il vaccino ricostituito prima e durante l'uso. Non usare in suini riproduttori. L'uso simultaneo con il vaccino Fluent Suivax, utilizzato per risospendere il liofilizzato di Adelaide Suivax, non comporta alcuna interazione negativa per entrambi i prodotti. Non mescolare con altri prodotti immunologici. La somministrazione di una dose eccessiva, 10 volte il titolo virale massimo, non provoca reazioni avverse. Tempi di sospensione. 0 giorni. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.